ci si ostina a non creare le condizioni per poter giocare con due attaccanti che ovviamente darebbero maggiori possibilità, ovviamente secondo un'impostazione di gioco diversa come quella attuale. E quindi la parte offensiva del Palermo è più legata alla capacità degli esterni di realizzare. E purtroppo i nostri due esterni, Di Francesco e Insigne, sono due esterni, per quanto bravini, che non hanno nelle loro corde una capacità realizzativa continua e anche numerosa. Tant'è vero che se andiamo a vedere la storia dei due giocatori, i gol in una stagione non raggiungono mai la doppia cifra. Quindi pensare di poter vincere le partite con attaccanti che non hanno nelle loro corde una frequenza realizzativa piuttosto elevata, penso che sia un vero problema. Questo, per esempio, ripeto, è una delle riflessioni che ho fatto stamattina, ma ce ne sono tante altre che riguardano il centrocampo, che riguardano la difesa. Insomma, la verità è che discutiamo ormai da 3 anni sempre delle stesse cose, che si verificano puntualmente, ognuno poi indirizza le responsabilità su uomini, ancora non sulle cose, ma insomma. Su uomini diversi, sulla panchina, sulla società, sul direttore sportivo, ma la verità è che in 3 anni non si è riusciti a costruire una squadra credibile che possa realmente ambire a una promozione in Serie A.